Pace e grazie, buongiorno a tutti. Stamattina ho letto un post che avevo messo su Facebook l'anno scorso, che mi ha ispirato a fare questo video. Questo post mostrava due vecchietti che avevo fotografato a Villa Borghese un paio d'anni fa, che sembrava stessero discutendo su qualcosa. Molto probabilmente parlavano di sport o di politica, della loro salute o di quella di qualche amico, ma io ho pensato di mettere questa didascalia su questa scena che ho visto. Sai una cosa? Preferisco molto di più seguire un Dio che cerca mille scuse per farmi andare in paradiso, piuttosto che uno che trova mille ragioni per mandarmi all'inferno. E questo è quello che quella scenetta mi ha trasmesso. Ogni volta che metto un video su Facebook, fra parentesi, però devo dire che da un po' di tempo si sono notevolmente calmate le acque, di cui mi rallegro enormemente, chissà che non si riesca a rompere un po' di ghiaccio. Ogni volta vengo arringato da persone che ragionano in maniera opposta a questi due vecchietti. È come se si dicessero: preferisco seguire un Dio che trova mille ragioni per mandarmi all'inferno, piuttosto che un Dio che cerca un solo motivo per mandarmi in paradiso. Che tristezza. Ma perché? Perché deve essere così difficile accettare questo Dio meraviglioso che ha fatto di tutto e ancora oggi fa di tutto per convincerci del suo immenso amore? E vogliamo scegliere piuttosto di credere in un Dio con la D minuscola che sembra non avere altro da fare che aspettare che le sue creature pecchino per poterle giudicare e condannare al fuoco eterno? Se esistesse un solo versetto nella Bibbia, Ebrei 8:12, e ce ne sono una centinaia, che dichiara che Dio ha misericordia delle mie iniquità e non si ricorda più dei miei peccati e dei miei misfatti. Se esistesse solo quel versetto, e ripeto, ce ne sono centinaia di altri che affermano la stessa identica cosa, per me questo versetto sarebbe più che abbastanza per credere in quel Dio che vuole mandarmi in paradiso e non all'inferno. Io voglio credere in un Dio misericordioso. Io ho deciso di dare il mio cuore a un Dio di grazia. Io ho scelto di mettere la mia vita nelle mani di un Dio che mi ama e che mi perdona. Purtroppo, quando faccio questo tipo di affermazioni, alcune persone mi accusano di buonismo, in virgolette, di vedere solo l'amore di Dio e non la sua giustizia. Mi parlano di amore a poco prezzo, di grazia di qualità scadente, di perdono a capacità mediocre. No, amore mio, un milione, un miliardo di volte no. L'amore di Dio non è a poco prezzo. Cristo ha pagato con la sua vita. La sua grazia non è di qualità scadente. Il sangue di Gesù è di perfetta qualità. E il perdono di Dio non potrà mai essere a capacità mediocre. La Bibbia mi assicura che mi ha perdonato una volta per sempre. Cerchiamo di togliere il riflettore da quanto pensiamo di dover fare noi e cerchiamo di posarlo su quanto ha già fatto Gesù Cristo sulla croce per noi una volta per sempre. La tua unica responsabilità, o uomo in cerca di vita eterna, è accettare il dono che quella mano forata al polso ti sta offrendo. Efesini 2:8. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non cercare di meritarti ciò che già ti appartiene. Un dono è un dono, non te lo devi meritare, lo puoi solo ricevere. E adesso vai, goditi quella vita che Dio ti ha donato. In fondo, gli è costato la sua vita.